A Nicoletti di Riccione va in scena il derby tra Fiera Riccione e Cattolica. I padroni di casa arrivano da un trend positivo. I Cattolica vuole invece, dopo Faenza, conquistare nuovamente la vittoria in esterna. Giallorossi che arrivano da 14 giorni infuocati dopo la Marignanese, il Riccione per due derby da urlo. La partita sposerà per i cattolichini il seguente slogan: la pazienza è virtù rara, attendere per poi colpire, ma che sofferenza. La FIA invece gioca a calcio e lo fa benissimo, ma se si creano così tante occasioni, la palla occorre gettarla in rete, vero Giorgi? Ed eccola qui la gara delle meraviglie, forse la più bella partita ripresa dalle nostre telecamere negli ultimi tre anni. I padroni di casa alzano da subito la voce, l'incornata di Docente sbatte sul legno superiore della porta difesa da Andreani. Dal corner la FIA continua il suo momento di maggior pressione, sia Righetti che Manni sfiorano la marcatura, con Andreani che si salva in qualche modo sulla linea di porta ritrovandosi il pallone tra i guantoni. Ma la FIA è davvero sfortunata, come Docente giocano sul velluto, i due combinano poi con un gioco di gambe, Cuomo toglie la palla anche a Docente trovando prima Andreani e poi l'incrocio dei pali da distanza ravvicinata. Il Cattolica, finora assente, riparte con un'azione da incorniciare in contropiede, ma incredibilmente su questo traversone a botta sicura quel pallone chiede a ben apportato Boschetti di poter entrare in porta, ma il numero 11 manca l'appuntamento con il gol. Dalla parte opposta Docente in area di rigore colpisce di testa sfiorando la marcatura e ancora l'ex Rimini ad andare vicino al bersaglio con un diagonale insidioso, ma al 45esimo esatto la frittata è fatta. Calcio di punizione fischiato a limite dell'area di rigore a Cattolica. Traversone al centro e sotto misura Sartori trova la deviazione vincente per l'1-0 ospite. Sarà questo il gol partita e il match winner rimarrà proprio il giocatore in maglia numero 10. Nella ripresa Docente continua a sfiorare i gol. L'ex Rimini che ci faccia in questa categoria è davvero un mistero, dato che il 99,9% delle palle gol le crea solo e soltanto lui. Fa reparto, insomma, da solo. La FIA perde la testa da calcio piazzato di Righetti. Il pallone viene recuperato a Boschetti che si fa tutto il campo, devastanti velocità, mette al centro, ma prima di Adario e infine Sartori non riescono a mettere in ghiaccio il match. Grande merito anche a Passaniti. Righetti da calcio piazzato innesca questa volta Mani, ma Andreani risponde presente. Invece dall'altra parte ennesima ripartenza di Cattolica. Se Docente è un fenomeno con i piedi, Passaniti lo è con le mani. L'ex Cesena respinge più il tentativo di Palazzi e infine quella botta sicura di Sartori. Straordinario, direbbe da queste parti un certo Arrigo Sacchi. La punizione Righetti pennella al centro, ma il colpo di testa dei suoi è facile preda per Andreani. Altra occasione per Docente, lasciato libero questa volta al centro dell'area di rigore, ma di testa non inquadra il bersaglio. Ancora l'ex Rimini lanciato a rete, perde questa volta l'equilibrio sul più bello divorandosi il pareggio. Fanno festa a fine match i giocatori del Cattolica con i propri tifosi, ma se l'attacco funziona, o meglio crea ma segna col contagocce, la difesa è da brividi, perché la FIA crea ma spreca a ripetizione, mentre in difesa capitano Righetti e il portiere Passaniti sono una certezza presente e futura.